Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot, qui è Giovispo che vi parla. Benvenuti nelle novità, video novità per quel che riguarda Foot 20, solo Foot 20. Se poi volete un video sulle novità per quel che riguarderà altre cose riguardanti FIFA 20, carriera allenatore, Pro Club, anche se io Pro Club comunque non lo cago minimamente, la carriera allenatore sì, dai. Lasciate un commento qui sotto e un mi piace, ragazzi. E se vi va, condividete questo video, iscrivetevi al canale, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook, seguiteci su Instagram e nel gruppo Telegram, troverete tanti ragazzi attivi per consigli, opinioni, sondaggi e tanto tanto altro ancora. E ragazzi, sto prendendo un articolo del sito I Migliori di FIFA e vi leggerò questo articolo e cercherò di spiegarvelo nel modo più semplice che mi è concepito. Quest'anno l'EA Access è giunto anche su PlayStation 4 e la prima stagione prenderà il via il 19 settembre, ragazzi, con 10 ore di gioco anticipato, e il lancio ufficiale è il 27. Per chi ha prenotato l'Ultimate e la Legend, se non sbaglio, Legend, sì, perché io ho preso l'Ultimate, la Champions Edition, sì, è così, avrà l'accesso anticipato 3 giorni prima, quindi il 24 settembre. Io dal 24 inizierò a giocare. Quando avvierai per la prima volta Foot, dopo aver creato il club, troverai il nuovo hub obiettivi, ragazzi. Allora, in Foot 20 gli obiettivi possono essere raggiunti per tema o compito. Ogni singolo obiettivo superato ti permetterà di guadagnare punti experience, XP, e premi, che ti aiuteranno a completare il relativo gruppo di obiettivi. Completando poi i vari gruppi di obiettivi avrai la possibilità di ottenere ricompense sempre più grandi per migliorare e personalizzare il tuo Ultimate Team. Esistono vari tipi, quelli stagionali sono stati aggiunti in questo Foot 20. Poi, gli obiettivi stagionali saranno rilasciati in 4 modalità: giornalieri, quindi 24 ore, settimanali, ovviamente con decadenza settimanale, e permetterà di guadagnare dei premi, e l'obiettivo settimanale sarà disponibile per 2 settimane fino alla fine della stagione stessa. Quindi, ad esempio, la stagione dura 4 settimane, la terza settimana durerà la seconda settimana anche, ma la quarta settimana, il quarto round di obiettivo settimanale di quella stagione durerà soltanto una settimana. Obiettivi stagionali sono sfide a lungo termine, prendendo via il giorno primo di ogni stagione, possono essere completati fino alla fine di quest'ultima. Obiettivi dinamici sono obiettivi a tempo limitato e sono sempre su programma prefisso e sono legati ad alcuni eventi nel corso della stagione, come i Footmas, Halloween, i October, quelle cose lì, eccetera eccetera eccetera. Quello che sinceramente non mi è ancora chiaro è quando inizia la stagione e quando finisce. La prima stagione sarà composta da 30 livelli, ognuno con premi o scelte di premi differenti. Nelle ricompense ci sarà un mix di premi differenti: pack, giocatori, oggetto per personalizzazione, club, eccetera, eccetera, eccetera. Man mano che avanzi di livello aumenterà il valore dei premi, ma aumenterà anche le difficoltà delle sfide. Come abbiamo visto nella grafica, abbiamo un Jovic One to Watch e abbiamo degli obiettivi. E quindi completando questi obiettivi, ad esempio di Jovic One to Watch, otterremo la carta One to Watch di Jovic in prestito per 9 partite. Starà da vedere anche se questi obiettivi siano, secondo me, buoni, tra virgolette. Ci sono anche gli obiettivi iniziali e gli obiettivi pietre miliari. Gli obiettivi iniziali c'erano già, ragazzi. Gli obiettivi iniziali sono quelli che aiuteranno i nuovi utenti a conoscere le basi di football, l'intesa, la costruzione della squadra, alla gestione del mercato. Questo lo sapevamo. La gestione del mercato magari può essere utile. Le pietre miliari sono obiettivi a lungo termine, non legati ad una singola stagione, potranno essere portati a termine qualsiasi momento nel corso dell'anno. Ottimo. Poi ci sono delle opzioni di personalizzazione, ragazzi. Allora, abbiamo anche aggiunto nuovi modi per personalizzare il tuo club e mostrare il tuo unico stile di gioco sul campo. In passato su Foot abbiamo avuto una serie di kit personalizzati. In Foot 20 porteremo le cose ad un nuovo livello con 8 possibili elementi personalizzati. Abbiamo la divisa in casa, trasferta, lo stemma, l'esultanza premendo il tasto X o A, il pallone, lo stadio, la coreografia dei tifosi, scusate, e la coreografia centrale allo stadio. Avete presente il logo, il pallone della Champions quando si fa l'entrata in campo delle squadre? Bene, più o meno quella cosa. Saranno modificabili e personalizzabili, rendendo ad esempio, come nell'immagine, i tifosi del Real Madrid, lo stemma del Real Madrid sotto e Zidane sopra come coreografia.
Abbiamo anche una nuova modalità, Foot Friendliness, amichevoli foot, meno male, perché comunque le amichevoli di per sé erano abbastanza scoccianti secondo me. E avremo varie modalità, avremo delle statistiche aggiornate per capire chi è più bravo e chi no. Come ad esempio il range dei tiri, il long range, il free kicks, i penalty, i rigori, il shot conversion, ovvero la percentuale di tiri in porta e altre statistiche più dettagliate. C'è un nuovo modo di giocare anche, il Max Chemistry, massima intesa. In questo particolare tipo di match l'intesa di tutti i giocatori sarà pari a 10 e quella di squadra sarà 100. Quindi potete mettere tipo Donnarumma in attacco, avrà 10, avrà tutte le stats normali e avrà anche un upgrade ovviamente legato al chemistry, legato all'intesa, allo stile intesa. Swap scambi. Ad inizio partita tre giocatori del tuo club saranno scambiati con altrettanti dell'avversario. Se segni con uno dei giocatori che hai sottratto al tuo sfidante, la rete varrà doppio. Sono modalità belle da fare con amici, ovviamente online. Ci sta, raga. Mystery Ball, pallone misterioso. Porta l'elemento sorpresa ogni volta che il pallone esce dal campo. Ogni pallone può valere da 1 a 3 punti ed aumentare le statistiche di tiro, velocità o dribbling o passaggio dei giocatori che controlli il pallone. C'è anche la potente All Ball che attiva tutti gli effetti sopracitati contemporaneamente. Sono modalità nuove. Poi c'è un'altra modalità che si chiama King of the Hill. Più a lungo mantieni il possesso del pallone in una determinata zona del campo, più bonus accumuli. Una zona delimitata comparirà infatti ogni qualvolta si troverà in attacco, dovrai decidere se continuare ad avanzare verso la porta, conquistando meno punti, ottenere palla all'interno della zona al più lungo possibile per aumentare il punteggio bonus fino a un massimo di 3 punti, ovviamente. Poi c'è da dire un'altra cosa su questa modalità: non si consumeranno contratti e nemmeno forma fisica, quindi ottima cosa davvero. Gestione squadra migliorata. La schermata di gestione squadra è stata sempre uno degli elementi chiave dell'esperienza di gioco di FIFA Ultimate Team. Foot è cresciuto negli anni, sono state aggiunte tante nuove funzionalità utili per la squadra, ma fondamentalmente l'esperienza complessiva di tale sezione diventava sempre più complessa. Infatti l'anno scorso hanno provato a migliorare, però era ancora un po' complesso, un po' acerba. Abbiamo dato un'occhiata al modo in cui le persone utilizzavano le schermate di gestione e abbiamo rivisto alcuni degli aspetti principali. Quindi quale la gestione della squadra, del club e del mercato trasferimenti in un'unica schermata. Selezionando un giocatore in Foot 20 premendo R1 e RB ti verranno mostrati direttamente i giocatori disponibili nel tuo club con il ruolo filtrato ove necessario. Prima tipo prendevi quadrato, scambia giocatore, ora con un tasto si fa più veloce, non è male come cosa. Da lì potrai ulteriormente filtrare i risultati della ricerca premendo triangolo o Y. Con il pulsante L1 e LB ti sposterai invece nel mercato trasferimenti che sarà prefiltrato in base al ruolo che stai cercando di riempire dei crediti massimi che hai a disposizione. Questa è un'ottima cosa. C'è un filtro che dice hai 300.000, puoi spendere massimo 300.000, quindi mette in automatico 300.000. Magari prima facevi questa ricerca, ti davano giocatori anche da 1 milione che non potevi nemmeno acquistare. Hanno velocizzato il tutto ed è una cosa che sinceramente mi piace. Se vuoi fare ricerche più specifiche, potrai utilizzare gli altri fili, va bene, eccetera, eccetera, eccetera. Anche il menu per le azioni del giocatore è stato completamente ridisegnato ed adesso premendo quadrato X su un giocatore apparirà un menu radiale con tutte le classiche opzioni come applicare dei consumabili, impostazioni di tattiche personalizzate e la possibilità di scartare il giocatore. Vediamo le squad battles. Ancora una volta saranno presenti, sono state introdotte in Foot 18 e in Foot 20 ci sarà una nuova interfaccia che metterà meglio in evidenza i dettagli delle squadre che andrai ad affrontare. Ci saranno i tre giocatori della squadra che si affronterà, saranno visualizzati anche alcuni dettagli sul modulo, tattiche utilizzate, lo stadio, il kit utilizzato, la votazione squadra e l'intesa saranno messe ancora più in risalto. Adesso potrai anche aggiornare l'elenco delle quattro squadre da affrontare ogni volta che vorrai. Prima c'era un tempo, se non sbaglio 8 ore, non mi ricordo bene preciso, fino a un massimo 10 aggiornamenti settimanali, quindi potete fare anche tipo tutte le partite dello squad battles in un giorno. È una cosa che secondo me può essere positiva perché c'è chi magari quel giorno, quei 2-3 giorni può dare il macello, poi gli altri giorni non può far niente. È una cosa più giusta secondo me perché uno se la gestisce meglio. Poi hanno aggiunto la squadra da settimana come nuovo avversario settimanale. Questo match contro la squadra da settimana e contro la rosa speciale può essere rigiocato, però c'è il rischio che si possa peggiorare il punteggio. Tipo avete fatto 1.800, la rigiocate, prendete 1.500, vi tolgono dei punti. Terminati i 10 aggiornamenti potrei continuare a giocare le squad battle, in particolare per conquistare punti XP necessari per sbloccare gli obiettivi. Poi ci sono altri cambiamenti, impostazioni per partite, hanno ridisegnato il flusso per partite nei match online, vediamo un'opzione quando dovrei selezionare le divise, tipo una Division Rivals, sì. Infatti, cioè, ti permetterà di utilizzare
il kit tuo, il secondo kit, oppure quello dello sfidante, va bene, sono cose, sono dettagli più che altro. Vendita in blocco dei consumabili può essere utile, cioè ti permetterà di vendere in blocco tipo 20 contratti a quel prezzo, e questo ridurrà notevolmente sia il tempo, lo sforzo ovviamente. Una cosa che ci sta, io tipo 400 e passa contratti orari, quando cacchio li devo vendere, invece così ne metti 20 a posto, ne metti 20 alla volta. Foot Champions. Sin dalla prima Foot Champions della stagione e durante tutto il corso dell'anno ci sarà modo di utilizzare al meglio le card rosse ottenute con i premi settimanali. In particolare le SBC aggiornamento Foot Champions saranno subito disponibili, ovvero quelle che ti permettono di ottenere un giocatore con 83-86 in cambio di 12 carte, ti garantirà un player pick con valutazione 86+. Cioè, ricapitoliamo, con 5 card rosse potete ottenere una da 83-86, invece con 11 carte rosse permetterà di ottenere 86+. Per fare 11 carte di regola ci vogliono, se si fa oro, oro 2, oro 3, mi sa anche oro 1, ci vogliono tipo 6 settimane, perché 2x6, 12, e quindi una carta rimane. Però già con 5 potete ottenere un giocatore da 83-86, ovviamente che è stato già rilasciato, specifichiamo ciò. Division Rivals hanno mantenuto i punteggi, cioè Divisione 1, 1900, Divisione 2, 1007, Divisione 3, 1005, Divisione 4, 1250, quindi quell'aggiornamento che ci fu in Foot 19. Hanno modificato il sistema di matchmaking per i punteggi e abilità più elevati, per i quali spesso c'erano difficoltà nella ricerca d'avversario. Pur continuando a calcolare punteggio abilità nel determinare l'avversario, verrà in questo caso considerato un punteggio massimo di 2200. Stati in Foot si deciderà in automatico le luci, l'orario, per non avere quell'effetto ombra molto molto fastidioso, perché almeno io l'ho notato, ma più di uno l'ho notato, quando c'è uno stadio con quell'ombra, con un'ombra particolare, quando va il giocatore sulla luce diventa tutto luminoso all'improvviso, quando va nell'ombra diventa oscuro, ed è una cosa che a me non piace. La Companion App, ovvero l'app di Foot, è uno strumento molto utilizzato per gestire la propria squadra e completare la sfida creazione rosa. In Foot 20 porteremo le nuove funzionalità, va bene, sarà possibile creare e modificare tattiche personalizzate, inclusi i 5 diversi piani di gioco. Poi ci potrà essere naturalmente il controllo dello stato dell'avanzamento, scusate, degli obiettivi settimanali. Nell'app potrai anche applicare un lucchetto. Questa cosa, ragazzi, è utile perché vi permetterà di bloccare quel giocatore chiave che utilizzate in squadra e di non metterlo e di non utilizzarlo per errore nella SBC. Ad esempio, avete Cristiano Ronaldo, lo mettete per un errore in un SBC, però prima avete applicato questo lucchetto. Quando poi andrete a scambiare la squadra per l'SBC, vi chiederà sicuro di voler mettere questo giocatore, di voler utilizzare questo giocatore chiave col lucchetto nella SBC, e là dovrete nuovamente confermare o disdire. E queste erano le modalità, le nuove modalità, le novità, perché per quel che riguarda Foot 20. E ragazzi, alla fine sono interessanti, sì, tipo la nuova gestione del giocatore, della rosa, può essere interessante. Le modalità amichevoli all'inizio poi diventano anche stucchevoli a parer mio. La squad battle l'hanno un attimo aggiornato, ma non ci sono, da quel che ho capito, novità per quel che riguarda la Foot Champions e Division Rivals, a parte il matchmaking su Division Rivals, che sicuramente non è che sia tutta sta bellezza, bisogna vedere sempre, ragazzi, perché il matchmaking, gameplay, sono cose che vanno testate. Magari la grafica, le stats, quelle cose lì, la nuova interfaccia grafica, si può vedere anche ad occhio nudo, però ovviamente poi bisogna sempre anche testare per vedere se veramente è più sbrigativa, se veramente è più intuitiva e più veloce come cosa. Vedremo un po' queste novità nella media, sinceramente. La cosa che più mi è piaciuta comunque sono stati gli obiettivi settimanali, ma vedremo un po' se saranno lunghi o meno, e vedremo anche come si evolverà il tutto. E ragazzi, se il video vi è piaciuto, mettete un piace, commentate qui sotto, iscrivetevi al canale. Quegio Vispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!